mi spetta di introdurvi su qualche aspetto della professione che vado ad insegnare e che sono degli aspetti più di carattere tecnico, più di carattere applicativo e che oggi vanno sotto il titolo, sotto la cornice di geomatica. Il mondo dell'informazione geografica direi che è cambiato notevolmente, che ha avuto un forte cambiamento a partire dal 2004, quando nelle nostre case, sulle nostre scrivanie, nei nostri palmari, nei nostri smartphone è entrata l'informazione geografica con Google Earth. Discorso dell'osservazione terrestre, noi europei abbiamo messo in piedi un insieme di costellazioni satellitari che hanno diversi compiti. Un compito di andare a modellare la superficie attraverso immagini radar, un compito di fornire una serie di informazioni multispettrali sul territorio con una cadenza che è quasi fantastica. Ogni 3, 4, 5 giorni ci arriva un'immagine fresca, ci arriva un'immagine nuova di tutto il mondo nelle nostre case. L'attività di realizzazione di quella che è una base cartografica è un'attività che deve essere anche questa progettata, è un'attività di natura tecnica, è un'attività che viene appaltata da enti territoriali piuttosto che dallo Stato, piuttosto che dall'Istituto Geografico Militare, piuttosto che da enti che hanno comunque interesse ad avere un aggiornamento cartografico tipo un'autostrada. L'attività evidentemente va pianificata attraverso delle tecniche, che sono quelle di andare a realizzare un piano di volo, che sono quelle di andare a vedere quanti fotogrammi è necessario realizzare, da quale altezza, con quali ricoprimenti, eccetera. E poi c'è tutto il mondo, che ovviamente penso che voi in qualche maniera abbiate di cui abbiate almeno sentito parlare, che è il mondo dei droni.